si presenta anche un libro importante. Siccome l'autore Francesco Vatteone ha già scritto un bellissimo libro sul teatro Cavour, che io ho avuto modo di leggere e anche di presentare, secondo me è proprio una bella sorpresa, una bella festa coniugata a uno sguardo al passato. Faccio un piccolo inciso: l'amministrazione dell'Imperia è ben contenta che si realizzino iniziative di questo genere, nelle quali ci sono vari aspetti. Primo, una realtà aziendale che funziona, e non specifico una realtà turistica alberghiera, no? Visto che parliamo di turismo, è importante sottolinearlo. Questa realtà aziendale di livello ricettiva, che guarda al passato, ma che cosa c'era prima qua di questo albergo, e promuove un'iniziativa di alta valenza culturale, perché poi questo è un aspetto significativo che appunto come assessore alla cultura devo farvi fare. E per promuovere un'iniziativa altamente culturale utilizza altre maestranze, concedetemi il termine, altre associazioni che si distinguono durante l'anno con altre iniziative culturali per creare una sorta di sinergia. È una delle cose che noi abbiamo sempre detto, sia all'inizio che io continuo a dire, che l'aspetto importante in questo momento di crisi, in questo momento in cui le cose si fanno di meno, ci sono molti meno soldi per fare le cose, a volte non ci sono nemmeno, è proprio questo lavorare in gruppo, lavorare in sinergia, condividere. La parola chiave è condivisione. Una delle cose che dà più fastidio secondo me oggi è l'autoreferenzialità, no? E a volte succede nella nostra città che si pecchi di autoreferenzialità, invece quando si lavora in gruppo si dà valore alle cose che ciascuno sa fare nel suo settore, si producono risultati sicuramente migliori per tutti, e soprattutto si riesce a dare un senso, no? A una realtà culturale che deve anche essere sociale, perché poi gli aspetti sociali ce ne ricordiamo sempre dopo. Quindi il mio applauso all'iniziativa in sé. Sui 10 anni dell'Hotel Rossini mi piace anche sottolineare il fatto che, oltre a essere una realtà aziendale, è una realtà fortemente radicata sul territorio, e anche questo è un valore aggiunto. Una delle cose che mi piace citare è sicuramente il fatto che l'Hotel Rossini sia stata una delle prime realtà turistiche che ha collaborato con uno degli istituti turistici della città, che oggi appunto è un istituto tecnico turistico, ma che in passato si chiamava semplicemente Istituto per il Commercio. I ragazzi dell'IPC di Iperia, che sono stati in buona parte anche miei allievi, venivano a fare l'alternanza scuola-lavoro qui all'interno di questa struttura, e direi anche con una certa attenzione, perché oggigiorno il mondo della scuola è caratterizzato da emergenze sociali differenti e anche emergenze culturali differenti. Quindi un plauso in toto all'attività aziendale, ma anche a questo sguardo verso la città e verso tutti i suoi aspetti. Quindi saluto.